Oggi il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Castellamonte celebra Santa Barbara. Sì, bene sì, anche quest'anno siamo giunti alla fine dell'anno e come è consuetudine di tutti i distaccamenti dei Vigili del Fuoco si celebra la patrona che è Santa Barbara. Dopo gli altri colleghi distaccamenti che hanno fatto la celebrazione, ci siamo noi come al solito in fondo e anche noi omaggeremo la nostra patrona Santa Barbara oggi attraverso una messa in suo onore e poi il pranzo classico dove ci troviamo tutti e festeggiamo la patrona. È stato un anno impegnativo, veramente carico di interventi. Quanti sono stati all'incirca? Assolutamente sì, anche quest'anno siamo intorno ai 200 interventi di qualsiasi tipologia. Devo dire quest'anno per la maggiore sono andati gli interventi a seguito di calamità naturali come vento, pioggia, queste cose qua. Una cosa bella è la sinergia che si è creata col distaccamento di Cornier, quindi molto spesso riuscite a lavorare insieme e sopperendo al problema delle risorse carenti. Assolutamente sì. Grazie all'aggregazione che c'è tra il distaccamento di Cornier e di Castellamonte ci aiutiamo in caso di carenza di organico per i molteplici impegni che ognuno di noi ha e però riusciamo comunque a portare avanti entrambe le cose in maniera egregia, direi. Cosa vi aspettate dal nuovo anno? Beh, dal nuovo anno come al solito ci aspettiamo che siano meno gli interventi dove dobbiamo intervenire in modo che ci siano meno problematiche e ci aspettiamo che sia forviero di buone cose anche per il distaccamento. Dovrebbero entrare a seguito del corso di formazione due nuove unità a Castellamonte e speriamo che tutto vada per il meglio, che riescano a superare gli esami che devono affrontare e poter diventare operativi. L'amministrazione comunale di Castellamonte è sempre al fianco delle varie associazioni, in questo caso dei Vigili del Fuoco Volontari che oggi celebrano Santa Barbara. Assolutamente sì, intanto ringrazio i Vigili del Fuoco per averci invitato e per tener sempre conto dell'amministrazione comunale di Castellamonte, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare loro, sono un'associazione fondamentale per la città e condividiamo una serie di progetti assieme con loro. Intanto io ribadisco sempre che comunque il loro apporto è stato sempre fondamentale per la città e sono convinto che lo sarà sempre su tutte le cose, dalla pandemia ultima a tutte le emergenze che spesso capitano, per esempio durante i temporali, ma partendo dalle cose banali purtroppo alle cose anche un po' più che sono capitate in questo anno che hanno visto la scomparsa di qualche loro collega, quindi noi li abbiamo sempre 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 al nostro fianco e di questo li ringraziamo. Da qui dobbiamo però cominciare a muovere la classifica, come si suol dire. Allora, qua c'è da completare il salone delle emergenze. Io credo che il 2024 debba essere l'anno dell'inizio di questo percorso, dell'inizio e magari della realizzazione, perché io non credo che siano cifre impossibili. Però se avremo le istituzioni più alte al nostro fianco, e mi sembra che sia così, parlando con la regione è così, e ci mettiamo tutti noi amministrazioni dell'area di competenza dei vigili dell'area dei vigili di Castellamonte, io credo che tutti assieme con un piccolo sforzo possiamo portare a compimento anche questa opera e terminare finalmente la caserma dei Vigili del Fuoco.